Oggi siamo con un professionista di ipnosi, il dottor Matteo De Tomi, psicologo e psicoterapeuta, e anche sistemico relazionale. Ciao Giovanni. Che cos'è l'ipnosi? Allora, grazie dell'invito innanzitutto, Grazie a Giovanni. te per essere qui. Allora, partiamo dalla definizione che dà l'American Psychological Association dell'America. L'ipnosi può essere definita come una procedura medico-scientifica che può fare uno psicologo o un medico che mira a far sperimentare al soggetto, al paziente, dei cambiamenti a livello di pensieri, di comportamento, di emozione e di sensazione. Quindi il rapporto è molto stretto tra ipnotista e paziente. Questa possibilità di far sperimentare un cambiamento al paziente avviene proprio perché si va a lavorare su due processi del cervello. Il cervello funziona su due modalità. Abbiamo il processo razionale, quindi l'attenzione che poniamo alle cose, no? Ad esempio, quando non so, una persona mangia e guarda il telegiornale, no? Guarda le notizie e l'attenzione è bella fissata sul cronista che sta parlando. E intanto mangia. Il processo automatico è quella parte che fa mettere, no, il cibo in bocca alla persona. La persona neanche se ne accorge che sta mangiando. Quello è il processo automatico. Durante la trance ipnotica, cosa succede? Succede che i due processi vanno in parallelo e la persona si può quasi accorgere dei movimenti spontanei che stanno avvenendo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che durante la trance ipnotica la parte automatica delle abitudini, dei tic, va un po' più forte del normale e quindi la persona può sperimentare delle sensazioni che ha provato nel passato, nel presente e poterci lavorare col terapeuta per cambiarle. Dottore, ma cosa accade durante la trance ipnotica? Allora, durante la trance ipnotica avvengono dei cambiamenti che possono essere cambiamenti a livello del corpo, ci possono essere magari aumento di certe sensazioni, non so, di caldo, di freddo, e questo sappiamo quanto può essere utile per il controllo del dolore. È vero. Tante situazioni questo è molto importante. Ciò che è comunque più importante a mio parere per il lavoro che faccio con i pazienti sono i cambiamenti a livello esperienziale. Cosa vuol dire? Che durante la trance ipnotica possiamo avere la cosiddetta regressione di età, che non è niente di magico. Semplicemente il paziente può iniziare a sentire un'emozione che magari gli dà fastidio, un attacco di ansia, di tristezza, e semplicemente in questo stato ipnotico la mente può andare nel passato a cercare una delle prime esperienze in cui ha avuto questa emozione e la persona può rivivere quel passato episodio di ansia e quindi può sentirsi magari quando era piccolino. Ma ripeto, chiariamo una cosa, non è magia, semplicemente è che la persona rivive un'esperienza che è nella sua memoria e in ipnosi può riviverla proprio a livello anche somatico, quindi può sentirsi piccolino, può sentire le sensazioni di quando era piccolo. Questa è una possibilità dello stato ipnotico. Che differenza c'è tra ipnosi e meditazione? Ecco, questo è un discorso molto interessante perché mi capitano dei pazienti che fanno anche meditazione in qualche centro, l'hanno fatta, e una cosa interessante che noto è che questi pazienti qua, quando gli induco la trance, come si dice, un po' si perdono, fanno un po' gli affari loro. Allora, cosa vuol dire? Il meccanismo neurofisiologico è abbastanza simile. Abbiamo infatti un depotenziamento della corteccia prefrontale, quindi del controllo, ok? Però cos'è che cambia fondamentalmente? Cambia che nell'ipnosi si mira a risolvere un problema specifico solitamente, mentre nella meditazione si trascendono le cose e nell'ipnosi è importante la guida del terapeuta che fa un po' da sostegno e da figura riparatrice insieme al paziente. Ovviamente qui non voglio dire che l'ipnosi sia un controllo da parte del terapeuta, certamente no, però nell'ipnosi c'è più una guida che propone delle cose che la mente profonda del paziente può accettare come no, ovviamente, ma c'è più una guida.
è come dire, è come un intervento chirurgico in tanti casi, dove si mira il problema specifico, mentre la meditazione è più aperta. Ecco, quindi questa è una cosa importante da dire. Certamente, a mio parere, se posso dire, associare la pratica terapeutica ipnotica anche a una meditazione personale, certamente non fa male, però sicuramente le differenze ci sono. È utile andare nel passato con l'ipnosi? Eccoci qua. Che è molto di moda poi adesso. Stavo per dirlo anch'io. Va molto di moda, è vero. Allora, andare, c'è questa idea, no? Che l'ipnosi voglia dire andare nel passato. È vero. Certo, è vero. In tante situazioni è molto utile. In altre non si fa sempre. Ad esempio, nella psicologia dello sport, quando con l'ipnosi aiuti la persona a dare il meglio delle prestazioni, non si va sempre nel passato, ma anzi si motiva la persona a fare esperienze di cosiddette proiezioni future, in cui la persona può immaginarsi mentre è già più forte e più potente. Mentre quando si tratta di lavorare magari sull'autostima, sui disturbi d'ansia e su altre problematiche, è utile invece far regredire il paziente ad esperienze passate. Perché? Perché è il passato spesso che ci condiziona e che ci fa vivere male il presente. Faccio veramente un esempio banalissimo. Capita a volte qualche persona che magari arriva perché non riesce più a parlare in pubblico e suda, trema, gli viene la nausea. E si viene a scoprire che quella persona ha avuto un'esperienza di grande vergogna nel passato. Quindi cosa è utile? È utile andare a cambiare quell'esperienza passata, farla rivivere diversamente, così avviene un cambiamento delle sinapsi, così che la persona può vivere il presente in maniera differente. Perché, attenzione, ritengo che il cambiamento più profondo e vero non sia solo lavorare nel presente e nel futuro, ma anche riprendere in considerazione in maniera differente il passato, il che non vuol dire farsi 8, 9, 10, 20 anni di analisi, di psicoanalisi, vuol dire semplicemente guardare il passato con occhi differenti. Perché molto spesso succede, no, che abbiamo come un blocco riguardo al passato, allora critichiamo i nostri genitori, no? Mi hanno fatto star male perché così colà. E quante volte invece in ipnosi si capiscono delle cose e si capiscono i genitori hanno fatto delle cose perché non potevano fare diversamente in certi momenti e che ora che siamo adulti possiamo prendere in mano la nostra vita. Che cos'è l'ipnosi regressiva? Rieccomi qua. Allora, ipnosi regressiva, grande argomento anche del momento. Sì. Per ipnosi regressiva, regredire vuol dire tornare indietro. Allora, in quasi regressiva tante persone pensano alle vite precedenti. Allora, sulle vite precedenti non ci sono ricerche scientifiche che dimostrino che la persona davvero è stata Cleopatra o è stato un sacerdote o è stato un fabbro del Medioevo. Su queste cose non posso dire niente. Però possiamo dire che l'ipnosi regressiva si basa su due tecniche dell'ipnosi ricksoniana, ovvero dell'affetto ponte e della regressione d'età. Cosa vuol dire? Vuol dire che la persona in trance ipnotica, se ha un problema, ad esempio un disturbo d'ansia, si fa sentire alla persona quest'ansia e si fa sentire quest'ansia che porta la persona in esperienze passate in cui ha avuto per la prima volta l'ansia, che solitamente sono episodi dell'infanzia, e quindi avviene una regressione d'età. La persona quindi si sente tornare un pochino piccolina. Ovviamente più profonda è l'ipnosi, più può succedere che la persona veramente senta di rimpicciolirsi. Ecco, questo è utile per cambiare appunto delle idee del passato. A me viene in mente una cosa, se un attimo di tempo, Giovanni, che come ti dicevo prima, no, a me interessa molto la letteratura oltre che la psicologia. Certo. C'è da parlare con te di queste cose perché mi viene in mente il famoso racconto di Charles Dickens, Il canto di Natale. Nel canto di Natale cosa cavolo succede? Succede che durante la notte di Natale arriva un fantasma dal protagonista, che potrebbe essere forse il terapeuta, che riporta la persona nel suo passato. E cosa fa? La persona vede se stesso quando, vi ricordate il canto di Natale? Vede se stesso da piccolino quando era a scuola da solo. E finalmente si può commuovere e capire perché adesso è così freddo e chiuso col mondo.
Ecco, penso questa sia proprio la base di tutto. Il cambiamento parte da rivedere le cose con occhi differenti, con l'aiuto di qualcuno che può essere il fantasma del Natale, Certo. come il terapista. Dottore, per quali problemi è consigliabile appunto l'ipnosi? Perfetto. Allora, l'ipnosi, ci sono vari studi che dimostrano l'utilità soprattutto per i problemi relativi all'ansia. All'ansia, poi per problematiche relative all'autostima, a difficoltà relazionali. Queste sono un po' le basi. Ovviamente non mancano studi che dimostrano l'utilità, specialmente anche per i disturbi di tipo psicosomatico e per il controllo del dolore. Vari studi poi dimostrano l'utilità per la fibromialgia, ad esempio. Ecco, attenzione, dico sempre una cosa, l'ipnosi è una tecnica, non è la panacea a tutto, è un buon modo per lavorare su queste problematiche, ripeto, soprattutto per l'ansia e difficoltà relazionali. Il meccanismo, ripeto, si basa sempre su un rivivere in maniera differente episodi di ansia per andare a cambiare le idee che ci hanno portato ad avere ansia. Come sappiamo, quando c'è ansia c'è sempre la paura che qualcosa possa accadere, di non avere il controllo, di non essere padroni di se stessi. E l'ipnosi può fare questa cosa qua, può renderti padrone di te stesso. Perché l'ipnosi, ricordiamo sempre, non vuol dire perdere coscienza, anzi, vuol dire prendere veramente coscienza di sé e poter Certo. sperimentare delle cose nuove. Quindi l'ipnosi ha la base buona per un lavoro sull'ansia, tramite varie tecniche di desensibilizzazione, tecnica della VK, eccetera. Quanto dura un percorso più o meno? Allora, il percorso dipende sempre dal problema. Personalmente posso già dire qualcosa dopo un secondo colloquio, dopo aver dato anche i test di personalità. Certo. Dipende dal problema, ovviamente. Conta che se si parla di una fobia specifica, tipo, non so, paura di un insetto, o paura di volare, e paura di, se non c'è una base comunque di personalità problematica, 8-10 incontri. Quando però si lavora sull'idea di sé, allora lì i tempi possono variare, E beh, ovviamente, certo. certamente. Per come dicevi anche tu prima, parlavamo, no, in Certo, nella pausa. la psicoterapia ipnotica o non ipnotica deve essere considerata un percorso. Non stiamo certamente dicendo mettersi là sui tappeti e meditare e basta. Però la psicoterapia è un percorso esperienziale, non è un farmaco che prendi e in due sedute guarisci. Questo è importante considerarlo sempre, è un lavoro che fai su di te.